Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti. Buonasera. Che disfatta! Che disfatta! Che disfatta! La Fiorentina perde 4-0 a Torino. Incredibile quello che è accaduto, cercheremo ovviamente di analizzarlo tra poco con Leonardo che ci raggiungerà, ma soprattutto insieme a tutti voi. Scrivete pure i vostri messaggi. Poi tra poco dalle 20.45 saremo anche in diretta su Toscana TV con Leonardo, con Furio, con tanti ospiti, avremo modo di ritornare su questo risultato sciagurato della, della Fiorentina. Buonasera a tutti, ci scrive Sandro, ciao ragazzi, l'abbiamo presa sotto gamba la partita, non ci sono parole, male. Tutti, esatto, questo è il punto principale. Oggi, senza alibi. Oggi, senza nessuna remora, perché è andata così, non, è, è tutta la squadra che finisce sul eh, pattibolo degli imputati e, a, e anche, soprattutto, sul banco degli imputati e, soprattutto, anche l'allenatore Vincenzo Italiano che, a fine partita, dice: Non mi so spiegare quello che è accaduto. E beh, se non se lo sa spiegare lui, pensiamo noi. Eh, va bene, mi scrive Massi62, ciao Vigno. Uno scandalo, capito, ragazzi? Uno, uno scandalo. Eh, sì, perché la Fiorentina non è scesa in campo. E la Fiorentina deve tirare fuori assolutamente qualcosa di più. Quello che, visto, quello che abbiamo visto, anche come reazione che non c'è stata, forse è anche l'aspetto più inquietante, se vogliamo. Allora, eh, chiedere scusa 1 a 1, mi scrive Batti 1926. Sveglia, eh, ragazzi, senza però scrivere cose strane. Senza scrivere cose strane, atteggiamento imbarazzante, mi raccomando, diamo un altro giorno di libertà ai ragazzi. Sì, questo per quell'allenamento di venerdì. che Però, ragazzi. Allora, l'allenamento di venerdì che non si è tenuto, non è l'episodio singolo, cioè è l'episodio singolo che ci fa riflettere, ma non è l'episodio singolo che va preso, diciamo, per mettere tutti sul banco gli imputati. Qua bisogna ragionare su come la Fiorentina ha gestito la sosta, Intanto, ecco Leonardo. <ride> ciao a tutti, ciao a tutti, la ah, situazione. Sì. Sei messo a situazio... destra, sei messo a ti sei messo la situazione. No, la situazione, io non ho veramente eh. il coraggio ti di sei guardare messo in la situazione. Di desto. guardare in faccia i nostri ti, amici, io non mi seguo. Mi sei messo a destra, ti sei messo È una cosa, io non credevo di poter vivere in una serata come questa. Eh beh, io non credevo di, di dover vivere più una serata. Nessuno come di qui. noi, Leonardo è totalmente inspiegabile fra l'altro ora io sto per fare la quarta qui poi farò la quinta è una cosa che non mi accadeva nel... no, credo non mi sia mai accaduta. in vita mia di fare la quinta, la quinta. e <ride> <ride> no è impossibile tutto ciò detto questo io non so che dire è difficile no, spiegare adesso, una situazione come questa, adesso lo vediamo con i nostri amici. Dai, intanto eh, anche chi ci segue stasera per la guarda, prima volta. Vorrei che stavolta fossero i nostri amici dai, a spiegare dai, a noi quello che è successo. Eder Lorenzetti ci scrive: Com'è possibile che la Fiorentina non riesca mai a cogliere queste occasioni per sfuggire alle squadre avversarie? Siamo sempre lì per fare il salto di qualità e puntualmente riusciamo sempre a cadere. Ci scrive Eder Lorenzetti, eh, ma questi eh, del Torino erano dopati? Hanno corso dal primo novantesimo no, minuto, altro no. che quarantene eh, questo è un po strano secondo me lì Uri, un po di fretattia oggettivamente l'ha fatta eh? però però sì. noi ci è preparato malissimo qui italiano che io ho sentito molto preoccupato oltre che affranto, sì. e ha preoccupato sì. anche noi perché lui di fatto ha detto non so quello che sia successo non mi so dare una spiegazione e questo sì, è drammatico vabbè. questo è drammatico perché se non se la sa dare lui che vive la squadra quotidianamente noi non si sa sicuramente ne sappiamo meno di lui quindi esatto. è bene che ora lui se la dia in questi giorni, perché noi a Napoli dobbiamo passare il turno in Coppa Italia perché non no. è una passeggiata o una prima amichevole o un rodaggio. Allora. Napoli è la partita ad oggi più importante della allora. stagione della Fiorentina. Allora, intanto avete salutiamo forse non 60... capito i circa 60 amici che sono con noi grazie perché anche il canale Twitch sta crescendo su Viola Fan, Simone ci scrive ciao Andrea che figuraccia, hai ragione se la squadra ha giocato così male c'entra anche il mister il Toro eh, eh, ha preso le misure e ci ha asfaltati, il mister deve anche cambiare modulo a partita in corso no ma aspetta. che modulo, il mister oggi ha presentato una squadra improponibile nella festa ma questi hanno annullato l'allenamento di venerdì, venerdì sono andati a fare shopping, anzi cioè, a allenarsi perché loro pensavano che non si sarebbe giocata la partita e qui c'entra, abbia pazienza. Anche la società, una società non può far disdino un allenamento al venerdì. Noi ci si allena dopo, se non si gioca è pace, non, non, cioè, è scandalo. Oggi è uno scandalo calcistico. Di dimensioni Intanto, Lello, Lello, giustamente ci scriveva, ragazzi, abbiamo preso una. Una lezione di eh, calcio da Juric con pressing, con pressing asfissiante, mentre Marina ci scrive: Ma con che coraggio giocano così? Dopo aver passato gli ultimi 15 giorni a parlare d'Europa, tutti, è eh, giocatore, allenatore e società, ci scrive Marina. Questo è l'aspetto vero. Eh, vero: è l'aspetto vero che aver alzato l'asticella dell'obiettivo ti fa capire che questo è Ma... un campionato competitivo. Allora, allora, Leonardo, vero? Non ti puoi permettere di non scendere in campo perché oggi ci... non siamo scesi in campo, oh. oggi Leonardo non siamo scesi in campo. Vai, vai. il problema è che finché Igor il cui, la cui capigliatura è sicuramente la cosa più, più esaltante della partita di stasera perché a me Igor Blond, Igor Blond mi ha entusiasmato Grande quando l'ho visto entrare Guarda, in Reguvo Re scrive, dopo la fine del primo tempo ho pensato che non sarebbe potuto succedere nulla di, succedere nulla di peggio, ma poi ho visto Igor entrare con i capiglio <ride> eh, dicevo, sì finché vai, si fa vai. il video Finché si fa i video nella Purple Room in cui si dice si può vincere il pallone d'oro, la Champions League, per scherzo, e va tutto bene. Poi quando quella roba lì comincia a essere detta sul serio, comincia, ti si comincia a chiedere di andarci davvero, e poi quando tutte le domeniche si passa ad fare le amichevoli a giocare le partite per i tre punti, perché la Juve vince, il, la Roma vince, il Napoli vince, e ti te devi tenere il passo. E allora ci vuole una grande testa che non abbiamo e una squadra forte che ancora non abbiamo. Evidentemente, Bene. allora intanto... Noi bisogna lavorare su quello. Dai, che stasera abbiamo poco tempo perché poco. poi andare in televisione. Eh. Una, tra l'altro, Massi 62, ragazzi, ma la rabona di Gonzales. Io l'avrei cacciato, no. mamma mia. La rabona di Gonzales fa la quella... pari. Ma vi ricordate quanto mi incazzai io con Sottil sì, quella con sera so e fece? Questo è uguale, è roba da mezzi giocatori, sono mezzi lo Stoccarda stappato lo Stittappo e lo Champagne quando gli si è preso a 27 perché Devo oggi dire... non li vale. Spero si no, sia no. i lungimiranti, ma oggi non li vale. Ma guarda, domani ne parliamo. Con là, eh. domani, domani ne parliamo. Ne... Domani ne parliamo con Alfredo Fedoplura, così anche come eh, Frame Dot Flores. Che ci scrive: Tutti parlano eh, del centrocampista. Quando è piuttosto evidente che ciò che ci serve è un difensore top. Oggi, ragazzi, Martinez quarta ragazzi... non è giornata proprio. Oggi, mamma, mia. allora dipende di che si ragiona. Se noi si vuol competere o le Prime quattro con la Juve: noi ci serve altro, non ci serve tanta roba. Ma io ve lo dico sempre, ragazzi: noi ci serve tanta roba per competere a quei livelli lì. Non siamo italiano ha fatto un miracolo clamoroso. Io spero che non che riesca a mantenere saldo il comando perché oggi ha detto una cosa un po' preoccupante, ricordiamoci anche italiano, quella che non ha capito che sia successo. Ricordiamoci, Beh, qua, italiano. italiano, non mi so spiegare la partita di oggi. Ha detto questo, e ha a fine partita, non mi so spiegare, ragazzi, la partita. Non so spiegare lui. Ride. Stasera con Furio si ride perché gli, gli dirò: se, se c'era Vittorio stasera lo mandava via Vabbè, ma lascia stare se c'era Vittorio. <ride> Siamo nel 2022 Leonardo, abbiamo eh. perso male la prima partita dopo la sosta natalizia. Molto sì, male. Sì, però abbiamo io ho una certa curiosità Natalia, per capire cosa dirà andandovi. Barone alla squadra, eh sì. ce l'ho. Vabbè, lascia stare Barone e la squadra. Marco ci scrive atteggiamento e errori troppo dilettantistici per essere veri, non si stoppavano nemmeno il pallone. Spero sia la giornata no che può capitare. Napoli e Genoa dovranno, daranno eccoci. risposte decisive, Leo. Sì, ma non è questione di giornata. No, è ecco, che noi dopo il primo tempo, per quanto meritatamente perdevamo 2-0 al Sassuolo. A Verona abbiamo fatto un primo tempo equivalente al primo tempo di oggi e fortunatamente fumo solo sotto di 1-0 e poi la rimediamo. E oggi barcata l'amoroso contro una squadra che ha fatto sette allenamenti in 17 giorni cioè cosa è fatto due punti in tre partite alla resa dei conti sono poi. non abbiamo più il passo d'Europa, lo dobbiamo ritrovare Va bene, intanto anche un amico nuovo, Usorn196, ci ha scritto un lenzuolo: è sembrato di rivedere la Fiorentina dell'anno scorso. Partita preparata malissimo da un mister che fin qui ha fatto un miracolo sportivo, ma che probabilmente deve anche lui stesso imparare a gestire le pressioni date dalle cosiddette partite d'assalto di qualità. In difesa ce ne vorrebbero minimo due a centrocampo. Ogni volta che Castrovilli gioca ne risentono anche coloro che giocano intorno e dunque ne mancherebbero due anche lì, considerando le uscite. Quindi questo vuole due difensori e due centrocampisti, Leonardo l'amico nuovo ma in prossima, se lui vuole andare in champions è così ha ragione lui se si vuole andare in champions è vero ma oggi non è questo il punto oggi la società ha messo dentro due giocatori che servivano ora Piontek non è stato convocato e capisco se mai allenato ma se mai allenato perché non ha fatto allenamento prima perché non c'era lui era se questo decide di non allenarsi e di non far allenare la squadra Piontek non si allena non è che vada solo alle cascine a correre no se lui annulla gli allenamenti, piano con cosa allena. Io ne oggi, francamente, io impazzisco. Sentire italiano, che io amo alla follia, dire deve adattarsi gli schemi quello che dicendiamo. <ride> cosa di stiamo parlando? Se cioè, noi siamo Caglioni, dici al posto di Cagliona che si deve adattare con noi. Io voglio che tu mi spieghi, italiano. Noi giochiamo con Cagliona, a cosa si deve adattare con noi. Io non è dentro, gioca, l'uomo strutturalmente i babbo tutti. Questo viene dalla Champions League, che si deve adattare alla migliorità. Allora, facciamo no, no. adattare alla fammi, maggiorità. fammi salutare, quasi 80 amici che sono con noi su Twitch. Grazie, ragazzi. Allora, oh. in, in, una, in una serata difficile e amara per noi, oh. Matte scrive: Quando eh, dobbiamo fare il salto di qualità, ce la facciamo sempre sotto. Oggi, Empoli e Venezia, questione di mentalità. Quanto incide, secondo te, la mentalità? Sembro il frate del nome della Rosa. <ride> sì, è vero. <ride> <ride> Quanto incide la mentalità, come dice Matteo. Matteo Appe? La mentalità incide tantissimo perché oggi la Fiorentina l'ha persa con di testa, perché oggi Martinez Squarta non può essere questo. È entrato in campo, ha giocato la peggior partita della sua vita, non è così che si può fare, è impossibile. E io sento qualcuno che sarà con Vlaovic. Premesso che se sabbozzasse ad attaccarlo tutte le orte eh, i nostri eh, dirigenti Vlaovic, eh, perché poi alla fine la cosa magari, e si può anche rompere cognoni Vlaovic, deve essere <ride> sempre infamato da tutti. Quindi deve, sempre sai, segnare, a deve sempre segnare, oh, nostra, oh, vero, nostra... Se no è un mercenario buffone deve andare fuori. E Beh, non va bene. Secondo, ora Vlaovic, francamente, che aveva un cliente ostico come Bremer, ha sì, fatti che hanno fatto gli altri, né più e né meno, no, avesse oggi... sbagliato. Perignavia, fregò davanti no, al portiere. No saremmo qua a fare un altro ragionamento oggi prendersela con Vlaovic non ha senso è tutta la squadra che finisce sul banco degli imputati è insieme all'allenatore insieme all'allenatore e non, secondo me anche la società ha le sue responsabilità per certo. come ha fatto certo. gestire non l'allenamento di venerdì non mi interessa quello per come ha gestito complessivamente anche tutta la parte della sosta natalizia eh, e, e, e poi giustamente come scrive Mauro che è la prima volta che ci scrive su Viola Fan ho come l'impressione che quella unità di gruppo tanto stentata da solo Società e allenatore sia una coperta troppo corta. Ora, Ma, no, questo non so, questo non so, questo non so. Comunque sia, la cosa che so è che in effetti, dopo Venezia, il presidente sparò su Vlaovic e venne fuori un disastro. Con la gente contestò, Vlaovic non doveva andare sotto la curva il, il barone ha risparato su Vlaovic e oggi ci si lamenta che Vlaovic abbia giocato male io ve lo dico, ancora voi siete convinti che c'ha ragione Locco quando disse che aveva fatto bene seguitare l'altro Va bene, intanto. Ma tu vedrai eh... se domenica un o spunta qualcuno e vuole fare gioca a Dai, Marco scrive: La mentalità la danno eh, i giocatori di personalità, noi ne abbiamo pochi. E se Bonaventura e Torreira toccano pochi palloni, la squadra non gira. Più che gente che segna, serve gente sì, che ma... porti la palla per segnare. Sì, ma... però non mi venite a parlare di Torreira marcato da quelli di Torino. Dalla... Da, 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 da lui e compagnia bella perché se no mi bestialisco Torreira deve liberarsi dalla marcatura e se non c'è Torreira ci deve essere Castrovilli e se no deve giocare alla Buonaventura questo è il reparto perché voi pensate che quando si cresce di livello e si va a giocare con le grandi squadre è uno marchi Torreira certo se si entra in campo un questo atteggiamento ma oggi ci hanno mangiato vivi ma oggi un sacredì, non, si è non è, nemmeno il pane si è morso. No, eh, ma Vlaovic, quando trova difensori forti come Bremer o contro la Juve, non prende una palla. Se la Fiorentina si ah, fa, eh, si fa è 60 di milioni da fare. Crosta, è no? Questo è fuori di capo Ha fatto 33 gol in una stagione. È capo della serie ah! A. No, ma questo, questo, questo. No, se sei abbonato, dai, vai dire abbonamento. No, sì, non si può avere un abbonato. Sì, si può. No, no, no Scrive, guarda, Edder Lorenzetti. Ti ho sentito dire a un certo punto questa no. cosa che oggi serviva Duncan in mezzo, altro che a un no, certo ragazzi. punto de della diretta tu l'hai detta questa cosa sì, così. ho anche detto che per aver detto questa cosa mi merito un tampone fai da te per capire come <ride> mai abbia detto questa cosa però se obiettivamente Castrovilli deve essere questo, impalpabile, robetta allora perlomeno c'è il martello di Duncan che perlomeno dà sostanza a tutti perché anche oggi Castrovilli ragazzi ma che fatica vederlo giocare così È vero poi che Bene. si dice, buonaventura però oggi è di testa ragazzi perché dopo due minuti ho visto ricevere un pallone a Martinez Quarta da fermo, girassi rigirassi e ho capito subito, ho scritto Martinez Quarta c'ha una giornata che poi si è rivelata sì, peggiore di quanto pensate <ride> davvero, oh, si no, è rivelata un disastro traccia, traccia quella giornata ha bravo. fatto ha fatto un passaggio a Cagneoni l'ha da dietro che mi ricordava il passaggio che fece Horin a Benassi tempo quando all'inizio campionato no. Bravo. Va bene, intanto... Va bene, intanto salutiamo gli oltre gli 85 amici che sono con noi live in questo momento su Twitch. Grazie a tutti per essere con noi in compagnia di viola Fane. Intanto ci scrive eh, Giovanni Milenkovic. Sono ormai, eh, è ormai l'ombra di se stesso, costantemente fuori posizione, zero personalità, inguardabile sì, da vabbè. tanto. Sei d'accordo Leo? Sì sono d'accordo cioè bello le salutiamo ma sono giocatori che rinno... quella è tutta una roba commerciale lui l'ha rinnovato un anno per fare Matteo. per dare vitalizio a Anastasi, c'è roba che anche quella va chiarita una volta per tutti che dice Matteo, allora, Matteo... ah bravo 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 <ride> Matteo dice: Lasciate stare Vlaovic, i problemi sono altri. Non lo venire a dire qua. Noi siamo perfettamente d'accordo con te. Allora, ho provato ancora più rabbia quando italiano si è ostinato a non far entrare con lei e preferire due cambi come Malè e Cocorin, anche quando ha fatto entrare Saponara, ragazzi. Io no. non lo so, Leo. però anche far far entrare... io, Sono inspiegabili. Cioè, non sono spiegabili razionalmente. Non modo, sì, Lorenzo si fa per dire buonasera, è vero, si fa per dire. <ride> Lorenzo eh, dice: Quarta, mi fa sanguinare gli occhi. Scrive Marina, ma e giustamente, domanda ma dice: Ma quale Marina? Ma lì c'è scritto un'altra cosa? C'è cioè mi ha scritto Marina. Sì, Freya la vendicatrice è Marina, è lei no? mm. <ride> che ti fa sanguinare gli occhi, e poi eh, domanda con che faccia si va a giocare con Napoli. No, 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 non cominciamo, amici. Il <ride> Napoli sta peggio di noi. Qui hanno la di testa, le squadre forti fanno le figure di merda come si è fatto noi oggi, ma si rialzano e vanno a vincere. Ci vuole la reazione, e altrimenti di che si è ragionato finora? Di nulla, un salaforti. forti. Un si è fatto un grande campionato e allora bisogna che eh, la squadra in primis ci creda di essere forte, cioè se no nel momento in cui gli, sa, gli si dà atto che sono forti si sciolgono come ne va il sole, no? Va bene. Ora vado a Napoli e reagiscono e mi piace Mirachi, mi è piaciuto Mirachi che è andato a chiedere scusa perché il capitano stasera ah. deve chiedere scusa e Mirachi l'ha fatto, bravo Mirachi. Bravo Biraghi bravo Braghi bravo che ha fatto questo. Allora, intanto, Leonardo, un altro po' di cose anche con i nostri amici, eh, ma hanno fatto un richiamo di preparazione per essere così appesantiti? Beh, fatto, Io perché non, perché non lo so, so niente. Lo fianto, hanno fatto il richiamo di vaccino tutti, forse stamattina perché non c'era verso. Allora, GM pac ci scrive Bremer, difensore top un muro, ragazzi. Ma se seguite Alfredo pedullà con noi e domani, no, peraltro siamo qua. Ora, io gioco bene Ditch. a pedullà ma noi no, ci dice. No, onde... aspetta, allora, se seguite le bombe delle 6 sulle di radio con. I, con ah. eh, i sottoscritti lo diciamo da tempo. Poi è stato uno degli argomenti che abbiamo affrontato subito con Alfredo Pedulla e che eh... ci ha detto che Bremer è la prima scelta di molti, Milenkovic è la prima scelta di pochi e la seconda scelta di tanti. C'è differenza. Grazie, sono giocatori differenti Bremer e Milenkovic. No, davvero hanno fatto il richiamo del panettone, altro che storie, ma Va bene. Io ho più paura di questa sconfitta, ci scrive dove 9 Viola 908, eh, più di quella dell'Empoli. Questa è stata tosta, è vero. Allora, dunque, con l'Empoli sei stato in controllo per tutta la partita e poi l'hai persa. Questa 4-0 secco e via. Da quale si recupera più facilmente psicologicamente no, vabbè, Da teneo. questa è più difficile perché con Lempoli un, battuosi, un battuto ciglio si dice così, si è preso, io ero preoccupatissimo. E poi la squadra ha dimostrato di reagire alla grande stavolta va visti che succede, e quindi aspetto di vedere la reazione fra il Napoli e il Genoa lunedì prossimo. Bisogna che la squadra dimostri di esserci ancora allora intanto ci scrive Marco Forza Forzaviola è ovvio che Vlaovic lo marcano uomo solo, eh, solo gli altri che devono metterlo scusami, sono gli altri che devono metterlo in condizioni giuste ma, ma di cosa stai parlando? ma perché con l'Inter non marcavano uomo cioè con certo. il Verona non marcavano uomo con la Juve, con la Roma cioè, ma, ma tutti marcano uomo in cioè, centro avanti degli altri che si fa? perché anche chi marca zona poi in quella zona lì, se sei nella tua zona ci vai a uomo, via se no davvero se vuoi <ride> parlare di, di centrocampo della pressione su Torrera si discute di tutto, ma il centravanti e gli altri, e si manca a Omo e che si fa? A Omo come, nella zona, cioè, come Omo. Lo, sì, certo. A Omo nella zona, comunque, fu, eh, fuori casa, raramente siamo stati convincenti. No. Bravo, in casa e fuori siamo problema. due squadre diverse. Questo scrive altra questione Marco. da se, Altra questione rilevante <ride> Il ritmo in casa è eccezionale. Il ritmo fuori è appena sufficiente. Eh, questo è un problema. Va risolto. E vanno, va risolto. E lì io ribatto il concetto. Oltre al fatto che noi siamo una squadra normale, a cui forse si sta chiedendo veramente troppo, ma chi, chi lo diceva? Noi si diceva che questi sono giocatori che si salvavano e che stanno lottando per l'Europa. E quindi c'è carenza di personalità. Nei momenti importanti ci si scioglie, è difficile. Ragazzi, dice, è difficile Marco Forzadona dice che ti sta parlando che lo marcano. Io l'uomo quando Vlaovic è costretto a giocare spalle alla porta. è, è normale è che tutti cercano di non far girare il più forte centro di campionato. No. Allora, giustamente Sandro scrive: Uomo come Igor nel no, gol, sì, io... no. <ride> gol il pallone gli è picchiato addosso. Sembrava una saponetta, poi da me e eh, no. eh, no. poi questo... quando sui 3 a 0 alla fine questo di cape... ecco, quando questo capello, ho visto questo Igor look... e Saponara pronti a entrare ho capito eh. quanto ancora ci sia tanto da fare <ride> questo look particolare va bene detto questo eh, giustamente 11965 scrive occhio che ora in casa con 5.000 persone in pratica non si giocherà più è vero anche questo con la limitazione a 5.000 in casa il pubblico non <ride> È vero, quanto, bisogna vedere quanto dura Va bene, Lorenzo ci scrive la fotografia di stasera è la rabbona inutile di Gonzales su 4-0 per loro. Stasera non si possono dare alibi di nessun tipo alla squadra, scrive Lorenzo. Nessun... Guarda, non mi pare che noi ci si sia dato alibi di nessun tipo, siamo si un cazzagli neri. Eh, allora, eh, intanto Giovanni scrive è imparagonabile con Venezia, perché oggi siamo stati senza identità la partita di oggi. Mentre oh. eh, Dome Viola scrive: Bello l'assist di Caglione, una vera perla alla pari del doppio passo di Igor, scrive Dome Viola. Ma è lì! Se, se, ognuno ha dato il meglio di sé: Martinez Squarza, Caglione Igor, Nico Gonzalez, la eh, L'Otorreina, eh, l'Impalpabili di Bonaventura e Castrovilli, poi, ultimo ma molto distanziato, Lauvich, che perlomeno ha la giustificazione di aver avuto. Un cliente che per me è uno dei migliori difensori del di campionato. Allora, Reguvo ci scrive: Ero lì a sognare il trio Vlaovic icone. E mi sono ritrovato Saponara a Kocori in questo scrive Reguvo. A proposito, ovviamente. È accaduto, del... confermo è accaduto. che è accaduto anche questo. È accaduto, ma l'ingresso di Coconi come te lo spieghi? Perché vuole far riposare Vlaovic in vista del no, c'è stato lo sketch con Mario che ha detto grande recupero di Coconi, oh, grande stop di Oron ci si è sbagliati di appiante che sta a vedere come vuoi lo veda, male lo vedo. Ma poi no, c'ha un busto, c'ha il culo raso terra e questo busto è fatto anche male, come è fatto. Va bene, salutiamo un po' di amici. Partendo intanto da Dima Traslochi, il mitico Dimitri. Che potete contattare per ovviamente eh, tutte le vostre esigenze inerenti ai traslochi, ma soprattutto anche per i servizi accessori, la scala aerea e la custodia mobile. Eh, mobili è molto indaffarato in questo periodo. Ma adesso ha avuto i primi giorni di gennaio molto indaffarati. Adesso è in stand by Quindi chiamatelo pure, non ci sono problemi. Dimmi. Dima Traslochi. Poi trovate se c'era Vittorio. Scelte, avevo... Domattina doveva portare. Via la roba d'italiano, di ma adesso stai a dirti no. questa roba. Ma siamo nel 2022, no, stai bello, a parlare bello. di una roba del 92. stai a parlare di 30 anni fa no. eh, va bene. Sì, ma io, io me la ricordo, ricordo dici... bene. Senti, Dimitri ma lo ricordo anch'io, Leonardo. Ma stiamo no. parlando di, di 30 anni fa. No. Eh. Una serata a... che... e nulla, e poi io so, io, ma ora, 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 come si fa a mettere con furia stasera non cioè, lo so, stasera come? sarà una che guerrigna sera? che sennò può essere con il stasera se no, stasera, se me, stasera. Se ho, ma tanto si va due, se no ci tocca tornare a piedi no tassura. no, vieni con me, ti vengo a prendere tra poco tutto live ora tra poco dobbiamo chiudere senti Dimitri, <ride> se lo piglia lui Cocorin magari come uomo di fatica va bene ragazzi eh, Beh, guarda, ma, scrive... orico, sì, ma in quel momento è la partita Cocorin cioè, non c'entra nulla se ci fosse stato Vittorio sarebbe sceso negli spogliatoi no, no stasera siamo su Toscana no, TV che 18, ma anche pagina Facebook di Viola Fan trovi tutto, non ci sono problemi. Tutto. Vai Leo, no, e no, dicevo sempre succede, succede un po' il Verone, allora succede però un guarda l'amico non... Sandro, Sandro, io sono d'accordo con lui. Certo. Sandro che ci scrive. Ma stiamo 28 milioni è vero per Gonzales, poca roba per quello che ha fatto, grande potenziale tecnico, ma problemi di testa e poca capacità. Oh, ma ascoltami, ma parliamoci chiaro una volta per tutte, no? Ora io ve lo dico, papale, papale, ma se io devo spendere 28 milioni per Gonzales, fra l'altro in un momento, per far dispetto a Gattuso, per far vedere... Perché non si fa, non si fa le cose per far dispetto? E quattro Ma io a quell'epoca lì metto a 28, piglio 35 e li piglio pedardie. No, ma dobbiamo pigliare Gonzalez a 27 per far dispetto a Gastuso perché quel giorno aveva le tiate e andavo via. Allora, per fargli vedere la ripicchina, piglio questo. Vai. Allora, intanto ricordiamo Vamos, vacanze in residence e investimenti immobiliari in Brasile, vamosportoseguro.com è il sito web di riferimento, eh, potete andare a prenotare le vostre vacanze in Brasile e soprattutto valutare anche i vostri investimenti immobiliari, per quelli c'è sempre tempo, covid o non covid. Eh, dunque, no, intanto spero scrivermi... io stasera, ora fai il tampone, speriamo, spero di essere positivo, per la prima volta stasera spero di essere positivo. Posi... Reguvo ti domanda, quasi mi vergogno a chiederlo, ma Duncan non era disponibile stasera. No, dunque c'era. Ho visto l'idea in panchina, era bello, fascioso. Eh, all'inizio, eh, all ah, all all'inizio, no? All'inizio, all e che dire se questo è, è, però, e noi in Castrovilli crediamo, poi tutte le orte noi ci si rimane sconcertati da questa roba indegna. però come si fa? E noi non si può dire, no. a me mi ha sta fatica a dire ci voleva D'Anza, non ve lo ci voleva Gerard. Lampa! Allora, Tommaso scrive Igor inqualificabile come quarta e Biraghi, Nico tutto fumo e niente arrosto, Bremer si e è poi, messo in tasca tu. Eh... C'è cioè, un'altra cosa, no? Un'altra cosa. Un'altra cosa. Vai. Perché sì. ora stasera bisogna... Cioè, io devo vedere entrare Saponara, devo vedere entrare ancora Ragionati Duncan e poi sento il mio direttore sportivo che mi dice un conosci il procuratore di Disco. Cioè, e che, cioè informati. Conosci, se non conosci il procuratore di Isco non puoi fare questo mestiere. cioè te non puoi conoscere il procuratore di Duncan e di Igor e non quello di Isco. Vuol dire che fai il direttore sportivo della squadra sbagliata. Molto semplice. Allora Vabbè. vai a fare il direttore sportivo allo Spezia, al Crotone, al Cagliari e conosci i direttori giusti salutiamo anche privata assistenza assistenza domiciliare trapposciola a Sesto la me trapposciola a me trapposciola a me rivolgetevi a privata assistenza importantissimo sono la Frentino minima 180 stasera eh, mi raccomando via del campo sportivo peraltro a Sesto Fiorentino la sede quindi si rimane sempre in ambito calcistico anche se si parla diciamo così di assistenti, di servizi sociosanitari eh, Petri che fai? ti rimangi le parole su Nico? ti scrive Giampac no, no, no te le non te le rimangi perché? no, non me le rimangio è un buon giocatore ma quelle cifre lì obiettivamente in questo momento io se ti dovessi dire che do la sufficienza a Dio non gliela posso dare poi stasera, ora scusatemi, pazienza, ma sono particolarmente indignato da quella rabonaccia che eh, mi ha fatto, <ride> cioè che l'ho presa quasi come un'offesa personale quindi ora stasera con Dio forse esagero un po' ma a me non me la doveva fare la cosa. Va bene, intanto salutiamo anche Vigna Vittoria, vini sfusi di qualità dal 2005 a Firenze in Via Fabroni, Piazza Saia Copino eh, ovviamente con potete trovare vini sfusi di qualità ma anche bottiglie eccezionali, abbiamo fatto una live a dicembre abbiamo premiato Massimiliano che ha vinto una maglia, faremo nuove live anche adesso nel mese di gennaio e premeremo come sempre il più simpatico tra voi quindi restate sintonizzati su viola fan e vi divertirete e vincerete dei premi, grazie ovviamente a tutti, bene, detto questo Leonardo un po' di commenti e poi ci salutiamo perché dobbiamo andare in televisione sì, eh, stasera, cambiare, stasera no, eh. doppio tavernello per smartire la partita, beh può darsi Reguvo <ride> sì. eh, non si volevano spendere 30 per Berardi, ci scrive già chi Pega, ma li abbiamo spesi per Gonzales ora come ora meglio no, il primo questo del secondo è è no, ora come ora, 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 ora è fuori discussione, questa è una cosa clara e soprattutto ci sono modalità abbastanza inspiegabili con Nio fu una cosa stranissima detto questo ora Nio Gonzalez è sicuramente meglio di quello che stiamo vedendo perché ha dei colpi e ha grandi margini di miglioramento quindi aspettiamo cerchiamo di capire Mauro, Mauro ci scrive. Che, che, ma giovedì drongozchi no giovedì drongozchi no anche ci scrive Mauro. anche questa io non francamente non so più in che pensare oggi mi sembra fosse in panchina se non sbaglio quindi spero di sì spero di sì fra giovedì e lunedì hai se no c'è stato il puccio se no c'è stato il puccio la presa scrive. di potere da parte internazionale comunque secondo me le state prendendo un po' troppo bene le parole di italiano che okay, lo ricordiamo sono queste non okay, mi so bene, spiegare no. la partita di oggi tu le hai prese bene Leonardo? Be le bene, accidento, ho fatto una scena con il guerrino da che ne scandescenze. come bene <ride> Ora, bene, ho detto che è la cosa più grave di tutta la stagione, queste dichiarazioni di Italiano che sono veramente gravissime e che mi auguro lui riesca a capirlo il che è successo, perché altrimenti noi non riusciamo a rimediare. Se non capisce lui, nessun altro può capire. Va bene, intanto c'è un amico giustamente che ci fa la statistica di, eh, di Grantani che ci spiega Berardi 310 presenze 115 gol. Gonzalez 142 partite, 37 gol. Questi sono i numeri statistici tra eh, Berardi e Gonzalez. Grazie, ma questa è Grazie, roba me, alla luce anche di che, si, come si parla del grande mercato. Il grande mercato deve tenere in considerazione anche questa roba. Qui. Gonzalez ha grandi margini di miglioramento, bla bla bla. Certo, invece se me a quella cifra. Oh, un allora, un invece Lore Paoli ci scrive: Comunque, occhio, ragazzi, il gennaio delle squadre italiano storicamente, è da mettersi le mani nei capelli. Speriamo sia un caso. Eh, Sarà un questo caso. è vero. Questo è un altro aspetto. Però il cioè, bisogna crescere. E italiano, un po' tutti gli anni ripete la solita solfa. Si deve un po' forzare anche lui, perché ora lui è un grande allenatore, ma non è Dio, cioè, non è infallibile. Cioè, voglio dire, quindi a, Allena, Trapani e Spezia. Ora alla Fiorentina, bisogna che anche lui. Cioè, faccia di tutto per migliorarsi, no? se pensa ad essere già il number one, che è tutto perfetto e che fa lui, vuol dire che no. non diventerà l'allenatore right. che io penso sia. Allora, appuntamento alle 20.45 su Toscana Tv. Siamo live con Furio, con altri ospiti. Commenteremo ancora eh, Torino Fiorentina oggi? Ci dura un quinto... quarto d'ora, poi si avvia a tutti, perché non si quinto... oggi ci si fa a finire, è, è il tuo quinto appuntamento con la Fiorentina. Oh, tra l'altro sono non... finito ora. Ora, ora, ora della Pfizer il, la pillola blu, non piglio il vaccino perché stasera mi scorla la pillola blu per fare la quinta. Mi scciò la pillola blu, grazie Lorenzo, sempre la Viola Fana, ma, do ma domani alle 14 no. riborda con Alfi, poi, eh, poi parto. No. Mi serve l'ultima dose di Viola Fana. Sì, domani alle 14. Do vai vai, dove, la scusa, abbi fatto vai in Danimarca, vai in Danimarca. Danimarca si dalla, si sente ho capito sì, tanto doccia, lui prima. con la metà in Danimarca la quinta una fa ne fa una, dopo di e sente noia stasera ci sarà da divertirsi beh speriamo Lorenzo, vediamo va bene ragazzi, grazie a, a tutti Scusate, ma è, sta è stata un po' rapida questa live però ce, ce la siamo ricavata per riuscire a commentare comunque la partita e eh, dalle sei la... si buccia. rapido. te la metti la giacca o ti presenti col cappuccio davanti a Furio, ti doveva andare Gubo e fai, sarei tessere? tentato sarei tentato <ride> stasera potrei, potrei mettere uno, uno sciarpone uno sciarpone <ride> grazie a tutti a dopo grazie ciao, ciao. ciao.